Siamo ad Alatri, nel Lazio, e questa è la cattedrale di San Paolo Apostolo. Qui si conserva la reliquia di un miracolo avvenuto nel 1228. Si narra che a quei tempi una ragazza, per riconquistare l'amore del suo fidanzato, si rivolse ad una fattucchiera. Grazie al mio filtro d'amore potrai riconquistare il suo cuore. Davvero? Come sono felice! Aspetta a gioire. Per rendere efficace la pozione dovrai procurarmi un'ostia consacrata. Un'ostia consacrata? Ma come faccio? Ascoltami attentamente. E così, la domenica successiva in una chiesetta dedicata alla Madonna di Loreto, la ragazza trattenne in bocca l'Eucaristia per nasconderla poi dentro un panno. La fattucchiera è fuori dal paese, intanto qui starai al sicuro. 3 giorni dopo, poiché la fattucchiera era tornata, la ragazza andò a recuperare l'ostia. Ma cosa ho fatto? Dio mio, perdonami! L'ostia consacrata al corpo di nostro Signore Gesù Cristo era mutato in un vero frammento di carne umana. Pentita del suo gesto, la giovane confessò l'accaduto e consegnò al vescovo quella carne ancora sanguinante. La testimonianza più autorevole su questo miracolo si trova nella bolla Fraternitas II scritta da Papa Gregorio IX il 13 marzo 1228, che tra l'altro recita: dobbiamo rendere grazie con tutte le nostre forze a colui che, pur operando in ogni cosa in modo meraviglioso, tuttavia in qualche occasione ripete i miracoli e suscita nuovi prodigi, affinché, irrobustendo la fede nelle verità della Chiesa Cattolica, sostenendo la speranza, riaccendendo la carità, richiami i peccatori, converta i perfidi e confonda la malvagità degli eretici,